Ma il primo giorno della programmazione dei Mille Occhi già contiene tutta la varietà che vuole contenere questo festival e si prolunga l'anteprima che era stata fatta nei due giorni scorsi al Cinema Trevi di Roma, riprendendo alcune cose presenti già lì e aggiungendo tantissimi altri tasselli che poi proseguono in tutto il programma. C'è alle 14.30 questo programma dedicato a Emanuele Caracciolo, il regista italiano ucciso alle Fosse Ardettine, che è stato dentro il cinema italiano degli anni 30-40 una figura fondamentale, ha realizzato solo questo film di grande bizzarria, di comicità legata a momenti musicali, operistici. Il titolo è tratto da un'aria di Bellini, e subito dopo avremo un programma che riunisce tre cose che poi proseguono nelle altre giornate, ma che allo stesso tempo introduce il programma serale. Quindi il film più personale di Paolo Gobetti, che è quello che poi la sera intervista l'anarchico triestino Tomasini e che ha ritrovato il film del discorso del Duce a Trieste, con appunto il film che lui dedica al padre, che è stato Piero Gobetti, l'oppositore del regime negli anni 20, ucciso dal potere, e lui ricostruisce questa figura paterna attraverso tante testimonianze di politici, uomini di cultura e così via, ma soprattutto direi la cosa più bella è che mette in gioco la propria lontananza e estraneità rispetto a questa figura e a questa vicenda. E diventa allora un film molto intimo, personale, che tra l'altro la cosa che vorrei sottolineare come festival si conclude sugli occhi di Paolo Gobetti, visto che sottolineiamo tanto questa cosa della pluralità di sguardi che il festival persegue quest'anno. Anche nella realizzazione di un promo sottolineerà proprio la molteplicità di sguardi e di occhi. E poi insieme a questo film di Paolo Gobetti ci sono altri documenti che in qualche modo parlano, ma sempre in un modo indiretto. A me piacciono molto più i discorsi indiretti che quelli diretti, delle vicende storiche italiane. C'è un film di Andreassi, regista a cui dedichiamo un omaggio, su D'Annunzio. C'è un film di Olmi che ricostruendo le vicende della prima guerra mondiale è in qualche modo un prologo a quello di Gobetti che si vede dopo. E stasera c'è appunto questo programma doppio preceduto dal breve documento degli anni 50 sul Caffè degli Specchi di Trieste, programma doppio che contiene un mediometraggio sulla visita del Duce a Trieste esattamente nella data di oggi, 77 anni fa, e oltre al discorso di cui qualcuno avrà sentito parlare c'è però proprio un viaggio dentro la città molto interessante, e subito dopo appunto la testimonianza di questo anarchico triestino che negli stessi anni è stato in esilio e è stato oppositore di tutti i regimi. Ma la cosa a cui ci tengo è che il programma di oggi alle 11:15 si conclude con una cosa che sembra non centrare niente. Tante cose dentro il programma dei Mille Occhi sembrano non centrare niente, ma tutto c'entra e tutto è all'insegna della varietà di potenziali interessi che poi si vorrebbero collegare nel festival. Ed è un omaggio al regista horror Wes Craven, appena scomparso, attraverso una sua regia poco conosciuta, una di quelle che ha realizzato per la serie anni 80 di Ai confini della realtà,
che però è anche, oltre che un film fantastico, un film horror, appunto anche un film storico-politico, perché parla della guerra del Vietnam. Poi mi piace di questo film già il titolo, The Road Less Traveled, cioè la strada meno frequentata, perché il festival appunto vuole andare sulle strade meno frequentate per farle frequentare di più.